Petrarca Pallamano rappresenterà Arezzo, ma rappresenterà tutta l'Italia a Dubai, quindi è un momento molto importante. Sono orgoglioso come assessore allo sport di questo comune di benedire, tra virgolette, questo trasferimento. Presidente, lei diceva che lei c'è praticamente fin dall'inizio, da quando esiste questa Pallamano, quindi un po' d'orgoglio in questi ragazzi in partenza per Dubai c'è? La soddisfazione è incredibile, anche perché riuscire dopo tanti anni a far rivivere esperienze che noi abbiamo vissuto in paesi molto più vicini, però ci hanno formato, ci hanno legato anche molto con molti dei nostri compagni di squadra, che è una cosa importante. In più, insomma, portare Arezzo a Dubai, che è anche legata per motivi economici, no? non da poco, quindi aprire rapporti anche diversi con l'assessorato allo sport di una città così importante in questo momento è una soddisfazione ulteriore. Poi vedere quanto sono contenti i ragazzi prima di partire, basta quello. Coach, a livello tecnico ci sarà importante anche uno scontro con varie nazioni con una pallamano diversa da quella italiana? È vero, quello l'importante per noi come progetto tecnico è l'approccio con le altre nazioni di pallamano a alto livello in tutto il mondo. Ci sono nazioni come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Francia, l'Egitto, che il loro nome a livello pallamano, a livello mondiale c'è, e noi siamo contenti di affrontare questa nazione e siamo contenti di rappresentare l'Italia in questo torneo a Dubai. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.